Qual è la situazione attuale del mercato degli elicotteri in Italia e quali le prospettive di sviluppo? Ma, dunque, direi innanzitutto il mercato italiano, la flotta italiana è la più importante flotta europea, perché abbiamo una flotta civile che è superiore a quella francese, a quella inglese, che comunemente si pensa siano le maggiori. E questo è dovuto in gran parte alla legislazione che è stata adottata in Italia, grazie al dialogo con le autorità che emanano i regolamenti, fatta dal nostro gruppo e anche ovviamente da altri gruppi industriali italiani. E l'elicottero è comunque all'80% di questa flotta al servizio delle necessità del pubblico, che siano l'elisoccorso, l'HMS, il SAR, il Search and Rescue, il Mountain SAR soprattutto, e poi le attività di antincendio, di protezione civile e via dicendo. Qual è il significato di oggi con la presentazione di questo nuovo modello di Ecuroi? Ma questa è una macchina nuova, molto, molto innovativa, che complementa la gamma di Eurocopter. Eurocopter ha il B3, che è l'elicottero più diffuso per l'attività di lavoro aereo e anche con trasporto di cariche al gancio, e questa macchina aggiunge anche una qualità notevole nel comfort per il trasporto delle persone. Poi ha delle caratteristiche di sicurezza dovute al rotore di coda carenato ed altre cose che forse non è il dettaglio, nel caso stiamo dicendo in questi dettagli. Comunque una macchina che pensiamo avrà un ottimo successo, e questa dimostrazione l'abbiamo fatta assieme all'Eurocopter. Da decenni siete gli agenti di Eurocopter in Italia, come va il rapporto tra i due gruppi? Ma l'attività è iniziata nel 1962, quando fu fondata Air Sul. L'azienda fu fondata da mio padre, che era stato un pilota molto conosciuto nella Seconda Guerra Mondiale, e dal 62 ci siamo legati al sistema industriale francese, allora con la Socata che produceva aeroplani leggeri, poi Aerospatiale che produceva un bireattore, poi la divisione elicotteri di Aerospatiale, la quale poi si è fusa con la DASA tedesca, e quindi siamo diventati gli agenti e distributori di Eurocopter per l'Italia. Recentemente ci hanno anche incaricato di occuparci di altri paesi del Mediterraneo, sono una dozzina, e ultimamente anche il mercato della Turchia. Quindi direi che storicamente sono dei rapporti strettissimi, abbiamo sempre lavorato con loro, con tedeschi, con francesi, e ora stiamo lavorando in questi nuovi mercati. Stiamo aprendo una sede di una base di manutenzione a Tirana e stiamo studiando le stesse cose in Turchia. Poi vorrei aggiungere forse una cosa molto recente, sicuramente importante, che a coronamento di questa attività Eurocopter ha ritenuto di entrare nel capitale del gruppo Air Sud, ha preso quindi una quota di minoranza in maniera da poter affrontare in maniera coordinata tutte le sfide del futuro. E secondo lei a cosa è dovuto questo grande successo raggiunto da Air Sud e la consorella Helicopters Italia? Ma, guardi, direi sostanzialmente due elementi. Uno, la qualità dei prodotti degli elicotteri che vendiamo, e l'altro, mi piace particolarmente sottolinearlo perché qui è il settore nel quale abbiamo noi la possibilità di agire, la qualità delle persone che lavorano nel gruppo. Perché queste sono attività, quello della manutenzione e anche quello commerciale, sono attività che richiedono una profondissima preparazione, una serie di schemi, di regole mentali, di comportamento, sono assai importanti, e devo dire che abbiamo del personale di primissima qualità che ci fa fare sempre bella figura, lo fanno loro in prima persona e lo fanno fare all'azienda, e penso che sia la chiave dell'espansione che ha avuto in questi decenni il gruppo Air Sud. Yeah.